Gigi. Oh, guarda che c'è. Sei il primo personaggio di febbraio. Ah sì, addirittura. Che onore. Allora salute. Di chi c'è con noi? La mitica Giulia. Il secondo personaggio di febbraio. Guarda, guarda, lui mi manca capelli. Scrive su Arza, non si vede. Ce li ho, guarda, qui ce li ho. Gigi, ma prima non c'avevi più capelli. Qui ci guarda quanti ce n'ho. Però anche dentro il naso, ma non... Lui ce n'aveva di più qui di capelli, mi ricordo. Eh sì, sono di quelle. Però sta crescendo. L'ho toccato ai coso. Il culo? Gli ha fatto un po' il tagliato, sai? Gli... Oh, sì. Simo, dove siamo? Allora io è stato bello questa serata e ti dico quante. Principessa, buongiorno. Per salire le scale tu non sai che casino, non voleva salire il fieno, la carota, il cioccolato, che cavallo nascio di essere fatto a pupetti. Salame purissimo di Brozzi, fatto con persone che abitano a Brozzi. Siamo mai stati il cavallino e siccome si ricorda di me lo continuo a carezzare in modo diverso. Tutorial all'improvviso di come si mette i tovaglioli. Allora, ce l'ho messi. Partiamo da un rotolo di Scottex. Partendo col rotolo, teniamo un lembo, l'estremità dello Scottex, e facciamo rotolare lo Scottex verso sinistra. Andiamo a piegare a metà lo Scottex e lo strappiamo. Abbiamo esattamente quello che serve per un ottimo apparecchiamento. Xava, metti tempo. Stai facendo? Allora, in questo momento sto impolpettando le polpette. Li adagio nella farina, poi successivamente che le ho infarinate le bagnerò nell'uovo di gallina, bagnerò nel pangrattato. Ma non lo puoi bagnare nel pangrattato? No, Perché mi fai queste domande? Cioè, stai zitto, riprendi e basta, no? Buonasera, Canatà. Ciao. E chi lo sa? E chi non lo sa? Eccolo lì. Una bastonata arriverà. Chissà da che mano arriverà. Canatà! Qui si gatto morente. No. Sono quattro. Vai piano perché gli danno noia i rumori, forca. Lì lo vedi che sta contigo. Questo era il gatto. Gli danno, vai piano. Gli danno noia i rumori, forca. Portello da pane, non ho paura di usarlo. Fate pannelle, patate ghiattose, tutte le femmine sono ghiattose. Se fate della pasta cotta al pesto, sì. Letizia riprende di presto, io sono vicino. Cazzo, però lo mangiano, ma fa peloso. Il centro di pelo. Che è la responsabilità? Ragazzi, mi sa che salve. Stiamo andando a prendere un caffè perché siamo pieni di poppecchie. Mi hanno detto che in zona qui c'è Yoko Homayoko. Così, l'abbiamo avvistato. Ora sta arrivando, sta parlando con un locale. Ah. Nativo della zona. Dopo lo intervistiamo, che no, dici? A dopo. Buonasera, siamo da Calenzano Bassa. Oggi è stato il Polpetta Day. Per chiudere la serata in bellezza facciamo una piccola intervista a Yoko Yoko Ma Poco. Ciao a tutti, sono Yoko Poco Ma Yoko, ma dopo poco Yoko Yoko. Cosa ne pensi di questa giornata? È stato bello stare insieme a voi, adottatemi. Tra l'altro è un ragazzo pulito, non sporca. Uso deodorante, mi lavi i denti quando me lo ricordo. Questa giornata va conclusa degnamente, quindi proviamo con un detto tipico delle sue parti, Giappone, ricordiamo. Gioia, ma di ogni pisci se si tutta un bagno. A voi studio. Ciao. Oh. Oh. Oggi c'è Fats. E dove stiamo andando? Ah, non lo so. In realtà... Veramente. Cioè, tra cioè, poco siamo a Parigi. Saba. Basta. Che scrutio. Stranamente siamo qua da Saba, però guarda che compagnia c'è. Bello è, sai chi è tutta colpa? Adesso se non sai il bim sei fuori. Perché lasciavo questo? È tuo. No. Sweet coffee. Andiamo. Andiamo. Simo.
Simo. Seguita che di una dove stemmia oggi. No, il caffè è preso. Pagato dal signore Fateside. Madonna, ma se ci sei di nuovo te, sei di nuovo a cucinare. Ciao a tutti. Sto tagliando la patata. Ciao, buonasera a tutti. Eh? Dove vai? Devo prendere il rosmarino e accendere il fuocherellino con questa pam. Tac. Eccolo lì, ho acceso. Con la c'è una nuova app? Sì. Oh, oh. Maledetto. Io mando un po' con Yoko. Te devo abbandonare un attimo, scusa. Sì, mi sono sentito solo. Scusami. Allievo del maestro Bracieri Augusto. Si chiama Besmiri, viene dalla scuola di allievi Bracieri di Utari, ecco, nel nord dell'Albania, yeah. Nei balconi. A sesta ora, carinte d'ora, ecco. Oppure a sesta ora, liodina vlora. Traduci cosa ha detto, cioè è roba inerente alla braceria, giusto? Sì, molto, diciamo, ha a che fare con il massimo braciere che è. Ok. Significa se non hai il forcone, no, non sposti il salsiccione. Ah, ok. Ci vediamo a cena. Yes. Salve. Quindi ci fa. Che ci fa? Omaggio. Cioè lo stavo buttando. A Besmiri. Perché io quando faccio 1, 2, 3, faccio così e così. No, è da malati mentali quella cosa. Sì, lo so. Perché stiamo giocando? Dillo tu che stiamo giocando. Dato solo, vero? Se fai uno sei morto. Però devo tirare un dato solo. Sì. Abbiamo fatto un attimo film porno stasera, ragazzi. Ah, oh, sì, così, dai. Signore e signore, con noi in studio Marco Bandi. Che succede? L'ora è giunta. Ma come è buco e morto? Buonasera. Come Vugo e Morgan. Ciao, buongiorno. Ciao. Ora si va in un posto con questi due ragazzi, con il Black e il Green, che è una coppia di fatto. Si entrerà abusivamente in questo posto. Poi vedrete. Finire? No. Stiamo andando in un loco ameno abbandonato. Ma non so di preciso dove, perché è una sorpresa di Marco. Signore. Siamo arrivati. Andiamo lì. Allora, 7, 9, 4, 3, 2, U, F37. Sbagliata. Beh, scadeva solo nel 2006. È buono ancora. E miele. Il miele non scade mai. Il miele non scade mai. La camera numero 1 al bagno esterno, come vedete, al box doccia, moscio, pulita del tetra, ha avuto un problema, ma c'è ancora l'art igienica. Sempre per l'emergenza. Oh, insomma, quando la compri questa casa? Sto guardando un attimo perché non mi tornano alcune cose sulla piantina. Cosa non fa qui?
desiderato ora ti porto in un altro posto, da dove? Dove potrei spingere in alto il tuo drone. No, no, no! Il corona no! Dappo, devi andare a volare. Sì. Devi prendere il drone e sì, tiralo fuori e fallo volare. Apri le ali. Stai insultando Dark? No, sto cercando di abbassare la rete prima di dire a urlare al capolavoro, perché manca una stagione e la seconda stagione ed epica, epica. No, epica no. Sì, sì, epica. Sentiamo un fan accanito. Avanti. Capolavoro. Bravo. Discusso. Però dietro a Breaking Bad. Noi siamo andati in un albergo abbandonato, in delle cave dove fanno arrampicata abbandonata. Questa cos'è l'arrampicata abbandonata? No. Fanno salire uno, fanno via tutti quelli sotto e portami anche la corda. Lui rimane attaccato lì, si chiama arrampicata abbandonata. Coraccio, vero lì però. Coraccio, sì, sì, sì. Settimana prossima si proverà con te. Ok. Ciao, fate bravi, ci vediamo a marzo. Ciao. Ciao, ciao.